Ciao! Vediamo che cos'è questo carico glicemico. È importante anche questo per capire quali sono i cibi che ci manderanno sulla glicemia e soprattutto quali sono le quantità di un dato cibo che possiamo ingerire senza pericolo di creare appunto picchi glicemici. Allora, ripassino delle lezioni precedenti. Che cos'è l'indice glicemico? È un indicatore, un numero, che ci dice qual è la velocità con cui un cibo fa salire la glicemia dentro il nostro sangue, ok? Ma e la quantità non c'entra proprio niente? Vuoi dirmi che se la cioccolata ha un certo indice glicemico, non importa se ne mangio una quantità esagerata, come vedi il ragazzino lì a destra, oppure se mangio un semplice solo singolo cioccolatino? Ovviamente no, la quantità ha il suo peso e la sua influenza. Per fare un'analogia potremmo dire che sappiamo tutti che il legno pesa molto meno dell'acciaio, ma preferiresti prendere una trave in testa che ti cade dal soffitto oppure venire colpito da un bullone che è piccolino e pesa poco? È ovvio che preferisco essere colpito dal bullone, per quanto fastidioso non mi ucciderà. Invece la trave in testa probabilmente sì, anche se è fatta di legno che è molto meno denso e pesa, si dice, meno dell'acciaio, no? Stessa cosa, allora, vediamo, prima di discutere di che cos'è il carico glicemico, di cui darò la precisa definizione fra un attimo, come viene misurato l'indice glicemico. Praticamente questo indice glicemico viene misurato andando ad osservare su molte persone come aumenta la glicemia ingerendo 50 grammi di carboidrati di un determinato cibo. Cioè tu mangi quel dato cibo che stai esaminando facendo in modo di assorbire 50 grammi di carboidrati. Quindi devi sapere quanti carboidrati ci sono dentro quel cibo e prendere una quantità sufficiente per cui dentro ci siano 50 grammi di carboidrati. Nel caso di due cibi molto diversi, vedete, 50 grammi di carboidrati sono contenuti in una poco più che una forchettata di pasta, mentre nella carota i carboidrati ci sono, ma sono molti meno. Devi mangiare molte più carote per ottenere 50 grammi, ok? Sono sempre 50 grammi in entrambi i casi. Però capisci bene che devi mangiare un sacco di carote per eguagliare l'effetto che queste carote hanno rispetto alla forchettata di pasta. Andiamo quindi a definire che cos'è il carico glicemico. Il carico glicemico di una porzione di un alimento, quindi di un certo peso di quel certo alimento che ha un certo indice glicemico e che ha un certo contenuto di carboidrati, quella porzione di cibo ti alzerà di un tot la glicemia. Il carico glicemico ti dà un indicatore di questo fatto, cioè di quanto mi alzerà la glicemia quella porzione di quell'alimento. Vado a rispolverare la tabella che abbiamo già visto degli indici glicemici. Ce n'è una che mostra che le carote hanno un indice glicemico piuttosto alto. Caspita, hanno 51 di indice glicemico, paragonabile a quello della cioccolata, del kiwi, del riso basmati, del grano saraceno, dei piselli verdi. Una cosa piuttosto interessante, voglio dire, per essere una verdura cruda, questa qui ha un indice glicemico notevole. Vuol dire che devi stare molto molto attento a quante ne mangi? Sì e no. Il fatto è che una carota è vero che ha un indice glicemico piuttosto alto, ma contiene pochi carboidrati. Quindi se vuoi ottenere 50 grammi di carboidrati dalla carota, devi mangiarne 6 etti e mezzo. Capirai che devi mangiare veramente come un coniglio per avere tutti i carboidrati che servono per darti quel picco glicemico previsto dall'esperimento appunto dell'indice glicemico. Quindi è vero che ha 51 di indice glicemico, però di solito mangi una carota o due, oppure una manciata di carote tritate alla julienne, come si suol dire, beh, queste non hanno un grande effetto sulla tua glicemia, quindi questo non è veramente un effetto disastroso, ok? Questo si riassume dicendo che le carote hanno un indice glicemico medio, abbastanza elevato, ma un carico glicemico piuttosto basso. Questo qua è il concetto che volevo dirti, di cui volevo informarti. Quindi,
È vero che alcuni cibi hanno un indice glicemico elevato, ma se ne mangi molto pochi, allora otterrai poco picco glicemico. Spero ti sia servito e, come al solito, ti prego dammi i tuoi feedback e condividi questi video se li trovi interessanti. Ciao e a presto!